Bentornati e bentornate a Squadra che vince. Oggi martedì 31 gennaio parliamo di giovani, parliamo di formazione, parliamo anche di turismo che, come sappiamo, insomma, è un comparto, un settore importantissimo, fondamentale per l'economia italiana e non da meno per l'economia scaligera veronese, un po' per il lago di Garda, un po' per la montagna, la città d'arte e tanto altro. Guardiamo subito il sito veroneconomia.it perché la notizia che è rimbalzata nei giorni scorsi, insomma, sul nostro portale è questa: l'Istituto Scolastico Romano Guardini di Verona è stato, per così dire, adottato da un'azienda del territorio. Questa azienda è All Assistance, che è un'azienda locale impegnata proprio nel turismo, e è stato avviato un progetto di responsabilità sociale d'impresa per conoscere le attitudini e le predisposizioni di ogni studente della scuola. Qui vediamo alcuni dei protagonisti impegnati proprio all'interno dell'istituto. Alcune di loro sono qui con noi, quindi do subito il benvenuto a Claudia Bighellini di All Buonasera. Assistance, benvenuta, Buonasera. e a Dannalisa Querzola di OSM Edu. Allora, partiamo un po' con ordine. Innanzitutto vi siete conosciute voi due come realtà. Da una parte All Assistance, che è un'azienda appunto fondata da quattro soci. Qui vediamo, anche per avere un riferimento sul sito internet dell'azienda, un'azienda veronese che fornisce soluzioni e servizi alla persona. In particolare, Claudia, quali servizi, quali soluzioni? Allora, tante volte ci identificano come un'assistenza e a me piace dire che invece troviamo soluzioni ai problemi. I problemi possono essere di natura tecnica, quindi la macchina che si ferma, piuttosto che di natura medica, se una persona ha bisogno di una visita medica o qualsiasi altra cosa correlata a questi due ambiti. Un servizio studiato in particolare, dicevamo, per il turista che si trova per un breve periodo o medio-lungo, insomma, qui nella nostra città o nel nostro paese e che si trova a volte, può trovarsi anche disorientato nei confronti di alcune Certamente, infatti il richieste, no? nostro lavoro è molto bello da questo punto di vista, nel senso che si aiutano proprio le persone in un momento di difficoltà e si fa in modo che continuino la loro vacanza o il loro percorso che stanno facendo qui in Italia. Dall'altra parte, dicevamo OSM Edu, vediamo anche qui uno sguardo al portale in modo tale da dare un riferimento. Aiutiamo i ragazzi delle scuole superiori a sviluppare i propri talenti con OSM Talent. Allora, Annalisa, OSM Edu quando nasce, in sintesi, raccontaci un po' di questo progetto e di questa realtà, Certo, perché alla fine è una realtà. Assolutamente sì. OSM Edu è una realtà giovane, nasce circa 3 anni fa da OSM, che è questo gruppo Open Source Management, che ha una storia di circa 30 anni nella consulenza aziendale. Edu nasce proprio perché ci siamo accorti che lavorando con gli imprenditori, lavorando con i collaboratori, capita che ci sono persone che magari hanno scelto strade che non erano così attinenti alle loro attitudini e quindi abbiamo deciso di portare questo nostro OSM Talent, che è un questionario attitudinale che appunto offre ai ragazzi una panoramica di quelli che sono i talenti, le potenzialità che stanno sviluppando, proprio nelle scuole per aiutare, proprio per dare un supporto concreto ai ragazzi in uscita, E poi ne soprattutto. parleremo del questionario perché è molto Certo. interessante. Mi interessa capire come vi siete conosciute e poi come siete entrate in contatto con l'Istituto Romano Guardini, che vediamo sempre dal web, insomma, è uno degli istituti di riferimento proprio per la formazione di studenti, è presente dall'80, quindi più di 40 anni nella nostra provincia e che forma, dicevamo, profili in particolare legati al turismo, quindi molto molto importante per la nostra zona. Come vi siete conosciuti? Sì, ci siamo conosciute perché noi come imprenditori frequentiamo questa scuola MBS, che è una scuola per imprenditori, dove ci insegnano tantissime cose, soprattutto a fare azienda, a rapportarci con le persone, a crescere le nostre persone in azienda. E quindi abbiamo conosciuto Annalisa, è responsabile di Annalisa, che ci ha proposto questo progetto. Noi siamo sempre molto attenti ai giovani, i nostri ragazzi sono tutti abbastanza giovani, partono dai 20 anni in su e quindi abbiamo pensato che forse aiutare ragazzi del territorio che stanno pensando ad un indirizzo futuro potesse essere una cosa valida da fare e che potesse portare anche a noi, per
molte novità e freschezza. Del territorio, perché insomma la vostra azienda è veronese, quindi... Sì, la nostra azienda ha la sede operativa a Verona, quindi operiamo principalmente a Verona, ma in realtà i nostri operatori sono sparsi in tutta Italia e lavoriamo da remoto, ci possiamo connettere dovunque e serviamo tutta l'Italia, quindi servizi in tutta Italia. Complimenti. E l'incontro con Romano Guardini, con l'Istituto Romano Guardini, un po' come è nata questa collaborazione con la scuola? Ah, con tanta intenzione e volontà di incontrare la preside, che ringrazio. Elena Tosoni è stata veramente super disponibile, ha accolto con entusiasmo il progetto e quindi è nata, insomma, l'incontro. Io sono venuta di persona qua a Verona, abbiamo fatto un incontro con la preside, i soci dell'azienda hanno conosciuto la preside e dal di lì, insomma, è stato accolto il progetto, anzi con la volontà di poter instaurare un'alleanza proprio in modo tale da poter anche inserire i ragazzi in stage, in tirocinio, quindi offrire anche loro poi la possibilità di continuare la collaborazione con l'azienda. È stato somministrato, se così possiamo dire, magari un termine un po' troppo sbrigativo, un questionario di 50 domande agli studenti, e con quale finalità, con quali obiettivi? Sì, allora l'obiettivo è quello di offrire ai ragazzi un momento di consapevolezza. Proprio perché il questionario ti offre insomma, in forma istantanea una panoramica di quelle che sono le tue potenzialità, sia quelle già sviluppate, quindi talenti molto alti, sia quelle che stai sviluppando. A noi piace dire che appunto è un'istantanea che lavora sulla propria autostima, perché comunque ti mostra quelle che sono i tuoi punti di forza. Questi ragazzi hanno bisogno un po' di ascolto, mi rivolgo anche dopo una domanda che potrei fare anche a te Annalisa, ma a Claudia. Spesso diciamo, no, che i giovani non hanno voglia di impegnarsi, non hanno voglia di fare, semplicemente dovrebbero essere ascoltati un po' di più, no? Nasce anche un po' da questa consapevolezza il vostro progetto. Esattamente, infatti il nostro momento presso la scuola è andato molto bene proprio per questo motivo, perché noi ci siamo posti nella condizione di ascoltarli, di far parlare loro, li abbiamo conosciuti personalmente uno a uno, li abbiamo chiamati per nome e abbiamo proprio tirato fuori da loro quello che possono darci, che pensano sul loro futuro. Quindi non è vero che non hanno voglia di lavorare, non è vero che non hanno voglia di creare cose nuove, anzi sono molto positivi in questo senso e hanno delle idee, delle grandi idee che vorrebbero sviluppare. A proposito del questionario, perché poi appunto diventa interessante capire anche che tipo di domande vengono fatte, come vengono coinvolti i ragazzi, su quali appunto temi e su quali ambiti. Quindi queste 50 domande che tipo di punti vanno a toccare un po'? Quella che è la vita di un adolescente, quindi domande sulla loro vita quotidiana dai 14 ai 22 anni, quindi gli amici, la scuola, come ti organizzi con lo studio, come ti relazioni con i tuoi genitori, insomma 360 gradi per indagare un po' quelle che sono le attitudini, quindi l'autodisciplina, il senso di responsabilità, la leadership, la comunicazione, quelle che sono poi, che noi le chiamiamo le soft skills, che sono sempre più quelle competenze trasversali che sono richieste sempre di più dal mondo delle aziende. A proposito delle aziende, poi ci arriveremo. C'è stata, diciamo, una valutazione positiva anche di questo modello, di questo approccio da parte dei genitori. Dopo arriveremo anche al mondo aziendale. Sono stati coinvolti anche loro, no? In questo processo di conoscenza. Chi me ne vuole parlare in questo caso? Prego. Grazie. E certamente noi cerchiamo di coinvolgere a 360 gradi tutte le figure che ruotano attorno ai ragazzi, dagli insegnanti ovviamente, che ci hanno fatto i complimenti perché hanno detto che non avevano mai avuto un riscontro, un entusiasmo, una partecipazione così attiva, tant'è che ci hanno regalato altre ore perché hanno appunto visto che nei ragazzi c'era proprio coinvolgimento, un grande coinvolgimento. Sì. E secondo me è proprio il segreto, come diceva Claudia, è stato quello di mettersi nella condizione di ascolto, e noi ci siamo proprio seduti sui banchi e abbiamo lasciato parlare i ragazzi, quindi sincero interesse verso di loro,
li abbiamo stimolati a fare delle domande importanti, tipo quali sono gli ingredienti per vivere una vita felice. E i risultati sono stati bellissimi. Non è una domanda No, facile, non è stata una domanda cioè, importante. Però domanda. Le risposte sono state bellissime. Per esempio, qualche risposta si può magari spoilerare, si può certo. raccontare qualche, perché è curioso, poi nasce anche la curiosità certo, di sapere certo. la risposta. Sì, mi ricordo che avevano scritto stare bene con se stessi e con gli altri, avere un lavoro che ti permetta di viaggiare, avere, credere in se stessi e avere qualcuno accanto che creda in te. Questo mi ha colpito molto perché io lo riscontro molto nella realtà di OSM Edu, che è appunto la realtà con cui io collaboro, ed è proprio vero, è fondamentale avere qualcuno che creda in te, magari anche quando tu sei la prima persona in cui non, che magari non crede in te stessa, quindi sì, fondamentale. E i genitori sono stati anche loro molto entusiasti, abbiamo avuto una sala con una trentina di genitori, quindi per comunque però, avendo fatto il progetto con una sessantina di ragazzi è un numero molto attivo, cioè un numero molto sì. elevato, quindi c'è stata una grande partecipazione anche dei genitori. E sì, hanno detto stimolante, i ragazzi incuriositi e partecipi, quindi io sono contentissima insomma di come si è svolto. E le aziende, perché anche le aziende cercano profili preparati, motivati, sappiamo che insomma quest'anno in particolare, negli ultimi 2 anni anche a causa dell'emergenza Covid, c'è stato un cambiamento nell'approccio al lavoro, certamente. Al mondo del lavoro, e tra licenziamenti improvvisi, tra difficoltà da parte delle strutture turistiche, delle strutture di trovare personale, insomma c'è da fare un po' di ordine, no? Sia da un lato che dall'altro, e creare nuova motivazione forse. Sì, forse nuova motivazione, perché dare un po' quell'interesse che manca. Ecco, noi abbiamo cercato di trasmettere ai ragazzi che non soltanto le cose che studiano e le cose che sanno sono fondamentali, ma serve anche molta parte di se stessi, quindi l'empatia, la capacità di approcciarsi alle persone, la capacità di parlare con le persone, di condividere il lavoro con gli altri, quindi di scambiare attitudini con le altre persone con cui lavori, per noi sono fondamentali. Forse anche al di là della stessa lingua, che è sicuramente fondamentale, però per esempio abbiamo assunto un ragazzo che parlava pochissimo italiano, ma che era talmente bravo e si esprimeva talmente bene che è stato molto semplice fargli imparare l'italiano e farlo lavorare con noi. Insomma, anche questo è un aspetto molto positivo, perché la questione della fiducia data ai ragazzi è altrettanto importante sì. come quella di fornire degli orizzonti. Mentre stavate parlando, ho provato a cercare un video anche di un ragazzo, di una testimonianza. In questo momento non lo trovo, ma magari nel corso della puntata ci arriveremo forse. Un'esperienza insomma accolta positivamente sia quindi dalle famiglie, dagli studenti. Questi risultati vengono rielaborati, analizzati da parte vostra e contribuiscono a creare un progetto magari più ampio, entrano a far parte di una sorta di database, fate anche delle rilevazioni più ampie rispetto alla singola scuola, oppure no? Immagino di sì, no? Che sì, abbiate sì. costituito anche un osservatorio un po' più ampio, giusto? Sì. Chiaramente sono tutti dati interessanti, proprio perché comunque noi ci interfacciamo tutti i giorni con le aziende, quindi sapere che cosa cercano i ragazzi, soprattutto questa generazione Z che si è rivelata comunque molto lontana o comunque differente, originale, molto appassionata, molto entusiasta, desiderosa di mettersi in gioco. C'è stato il boom le grandi dimissioni e anche il boom delle partite IVA nei ventenni, quindi comunque nei ragazzi c'è una grande voglia di, secondo me, trovare veramente un lavoro che li appassioni, che li ama, che insomma un lavoro da amare, e questo chiaramente ci può aiutare quando noi appunto andiamo in azienda, quindi portando questi dati. Abbiamo fatto un sondaggio su 1600 ragazzi e quindi comunque poter fornire dei dati concreti agli imprenditori, agli HR manager che appunto si occupano di ricerca e selezione del personale è fondamentale. Che idea vi siete fatti anche voi rispetto a quello che dicevamo prima, no? La difficoltà da parte delle aziende di trovare figure professionali non solo preparate ma anche un po' motivate, questi giovani che sembrano un po'
frenati nella voglia anche di cercare lavoro, anche se abbiamo detto che non è esattamente così, e quindi immagino che ci sia semplicemente un mismatch tra quello che potrebbe essere la richiesta da parte dell'azienda e questi giovani che hanno cambiato sicuramente obiettivi e anche, non lo so, speranze nel futuro, cioè è cambiato l'approccio rispetto alle generazioni, per esempio, certo. Penso alla mia, alla nostra, no? Cosa vogliono questi giovani? Cosa desiderano? Perché è difficile anche interpretare le loro volontà. Voi immagino attraverso OSM Talent ed Edu, chiaramente la vostra realtà, riuscite un po' a decifrare questa situazione. Certo, assolutamente. Noi abbiamo appunto avuto la fortuna di incontrare tantissimi ragazzi ed è emerso appunto che c'è stato un grande cambio di paradigma. Ora nel mondo del lavoro, ora non sono più i ragazzi che cercano il lavoro, ma bensì al contrario è il lavoro che cerca i ragazzi. Quindi secondo me il segreto ora per sopravvivere è quello di essere sempre più attrattivi. E quindi devi, tua azienda, tu titolare, devi cercare di rendere la tua azienda quanto più attrattiva per i giovani, quindi sicuramente lavorare sull'ambiente, sul clima aziendale. Lavorare magari dando la possibilità ai ragazzi di viaggiare, di fare esperienze, fare team building, cosa che appunto loro fanno. Quindi non limitarsi solo a offrire un lavoro, un contratto, uno stipendio, ma quello di offrire veramente un'esperienza lavorativa a 360 gradi. Esatto. A proposito di, una volta si parlava esclusivamente di welfare aziendale, adesso oltre al welfare c'è proprio anche, come diceva Annalisa, il tentativo di creare proprio un contesto in cui la persona, il lavoratore, si senta bene, quasi come a casa. Certo. Voi su questo, diceva appunto Annalisa, state investendo molto. Sì, stiamo investendo molto e non è solo questione di stipendio, di quello che prendono mensilmente, ma è proprio tutta una serie di servizi che diamo a loro e tantissime possibilità che gli diamo per poter sviluppare le loro attitudini. Per noi sono importantissimi, i nostri ragazzi sono le nostre persone, vivono come se fossero nella nostra famiglia, gli facciamo fare corsi, ma soprattutto per crescere loro personalmente, non tanto a livello tecnico formativo, che quello viene fatto comunque costantemente, però per esempio li facciamo venire qui una volta al mese, passiamo 4-5 giorni insieme, appunto facendo sia questi corsi sia portandoli a fare attività. Nel mese scorso siamo andati a fare rafting sull'Adige. Fantastico. E quindi insomma abbiamo sempre attitudini e possibilità di portare avanti queste cose che per noi sono fondamentali, e vedo che i ragazzi stanno molto bene. È stata fatta un'intervista a sorpresa senza che sapessero che l'avremmo fatta, e da tutti è uscita questa cosa che si sentono in famiglia e che lavorano bene, si sentono bene a lavorare, soprattutto risolvendo problemi, perché questo è l'aiuto a risolvere il problema delle persone, e si sentono bene. Quindi vediamo anche un breve filmato che insomma nasce anche un po' da queste esperienze che vi stiamo raccontando. Facciamo partire il video. Ciao, sono Mattia, ho 18 anni e ho scoperto il mondo di OSM Edu qualche mese fa. In questo periodo sto scegliendo il percorso universitario da intraprendere dopo la maturità, e in quel periodo ero molto molto indeciso, visto che comunque qualsiasi università, qualsiasi percorso mi venisse proposto mi entusiasmava, mi sembrava un qualcosa che potesse interessarmi, e ovviamente non potevo sceglierli tutti. E sono venuto a conoscenza di OSM Talent grazie ai miei genitori, e ho deciso di intraprendere questo percorso grazie al quale, grazie sia al test ma soprattutto al colloquio con la consulente, sono riuscito a scoprire, a vedere la mia situazione da un punto di vista differente, e soprattutto ho scoperto un interesse che non sapevo di avere e che si è poi rivelato una delle mie passioni, passione con cui infatti secondo il quale ho deciso di intraprendere il mio percorso di studi. Consiglio SM Talent a tutte quelle persone, a tutti quei ragazzi della mia età o in generale delle superiori che sono indecisi su che percorso di studi intraprendere dopo la maturità o su quale carriera lavorativa iniziare. Perché è proprio uno degli obiettivi, no, di OMS SM Edu quello di fornire
un orientamento un po' a 360 gradi, dicevamo prima, far capire, far nascere quello che può essere un'aspirazione, un desiderio, un obiettivo professionale tra questi giovani, no? Vi impegnate proprio per tirar fuori, come nel caso di Mattia, che tra l'altro, insomma, da, possiamo dirlo, no? Collabora, ha iniziato a collaborare anche con voi, per cui nascono anche delle opportunità anche per la vostra realtà. Assolutamente sì. Sì, sì, Mattia è un nostro collega e noi ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo, certo. Però chiaramente il progetto nasce per andare a supportare le scuole e in quello che è il percorso di orientamento, che noi lo chiamiamo formativo, non informativo, perché sappiamo che comunque nell'ultimo anno le università si avvicinano chiaramente alle scuole superiori informando sui percorsi con cui proseguire. Quindi noi abbiamo deciso di dedicarci invece a un percorso di orientamento formativo, quindi che parte dal ragazzo. A me piace dire che apriamo i vasi di Pandora, andiamo lì con i ragazzi e poniamo loro delle domande, molto semplicemente. Non diamo risposte, ma stimoliamo i ragazzi a farsi delle domande e questo cambia tutto. E immaginiamo che, insomma, che ci sia davvero una varietà di cose che emergono, che loro stessi magari pensano di non conoscere. Cioè, è uno scavare nell'intimità, insomma, di ognuno di loro e tirar fuori da ognuno di loro uno scenario positivo e propositivo. Claudia, voi, tra l'altro, tu sei socia cofondatrice assieme ad Alessandra Busilacchio, Andrea Seves e Felix Serraclara, sì. Giusto, è corretto. Avete per il futuro, diciamo, progetti che vi portano a collaborare sempre di più in questa direzione? Che orizzonti si aprono per All Assistance guardando un po' più in là rispetto al presente? Beh, sicuramente è un'esperienza che potremmo ripetere anche con altri istituti, non solo di Verona, ma anche con altre realtà. Per noi i ragazzi sono sempre molto importanti, quindi gli abbiamo già proposto di venire a lavorare con noi per alcuni periodi, quindi questo apre un'immensità di porte per questi ragazzi, insomma. E a proposito di soft skill, perché si parla anche di quelle, insomma, se qualche studente, insomma, ci stesse seguendo, le aziende cosa guardano al giorno d'oggi nei vari profili? È sufficiente un diploma? Direi di no, ci sono alcune attitudini, appunto alcune soft skill, che nel mondo del lavoro di oggi, che è profondamente cambiato rispetto al passato, sono prevalenti, magari necessarie. Sì, diciamo che una volta si distingueva molto da quello che era la maturità e l'università, e lì c'era proprio lo spartiacque e per alcuni lavori era necessaria solamente la scuola superiore, per altri soltanto era necessaria l'università. Diciamo che nel nostro campo e nella nostra attività, certo, le lingue sono importanti, certo il sapere fare una serie di attività anche con il computer sono necessari, però guardiamo molto appunto l'empatia che una persona prova, la capacità di esporre agli altri le cose importanti, la capacità di rapportarsi con gli altri e di relazionale anche. Sì, e di essere molto sereni e di portare benessere alle persone che andiamo ad aiutare, perché si trovano sempre in un momento di grossa difficoltà, soprattutto all'estero, e tante volte non sanno neanche dove sono. Quindi noi anche a livello di software, perché Andrea Seves è responsabile di una software house, ci ha dato i mezzi anche per poter localizzare il cliente, per poter chiamarlo direttamente. Abbiamo tante cose che possiamo attivare per recuperare questa persona. Però sicuramente l'impatto umano fa una grossa differenza. Quindi comunque anche un aspetto tecnologico rilevante nella vostra attività. Perché, diciamo, che insomma, è fondamentale. Geolocalizzazione, posizione, insomma. È fondamentale perché comunque uno perde l'orientamento, diciamo così. Certo, perché a volte veramente ci arrivano casi in cui ci dicono sì, questo è il numero del cliente, è vagamente su questa strada, ma per andare a recuperarlo bisogna sapere esattamente sia dov'è, ma sia anche come è messo con la macchina. Ci sono vari aspetti che sono necessari sapere, quindi se l'assicurazione in quel momento lì non ce lo dice, dobbiamo comunque contattare il cliente e parlare con lui in lingua straniera
e rapportarsi con questa persona che è in un momento di difficoltà. Quindi c'è anche un po' di agitazione, esatto. Un po' di frenesia. Siamo un po' anche psicologi, esatto. Da questo punto di vista, nel esatto. Senso che cerchiamo di calmarli e farli sentire al loro agio, insomma. OSM è anche una academy, no? Per diciamo individuare quelli che sono i principi di leadership, imprenditorialità, sempre attraverso i ragazzi. Se non sbaglio abbiamo anche un filmato, no? Sull'academy. Allora andiamo a guardarci il filmato, chiedo alla regia di mostrarci il filmato che abbiamo preparato. No, ma no. Tra poco, dovremmo recuperarlo, era stato prima preparato, probabilmente vediamo se riusciamo a recuperarlo. Comunque diamo uno sguardo proprio alla pagina, eccola qui, la prima accademia di leadership e imprenditorialità, far rendere consapevoli diciamo i ragazzi di questa età che possono avere anche una leadership. È un elemento piuttosto innovativo, no? Perché si parla di leadership ormai nella fascia adulta delle persone. A questa età i ragazzi possono avere addirittura una leadership. Voi lo spiegate, no? Assolutamente sì. Abbiamo anche un corso dedicato proprio che si chiama Be a Leader, con una coach internazionale che si chiama Roya, proprio dedicato a sviluppare nei ragazzi questo senso di leadership. Noi anche nel progetto a scuola stimoliamo i ragazzi a riflettere sulla parola, proprio che cos'è per loro la leadership, chi sono per loro i grandi leader, e quindi li interroghiamo, e noi appunto per noi la leadership è quella, è la capacità di far sposare un'idea al gruppo, e il grande leader è anche la persona che accende il potenziale negli altri. Infatti anche la leadership è uno dei talenti, è il talento blu. Talento blu, esatto. E appunto durante questa Academy è un percorso di 7 mesi dove gli imprenditori regalano una borsa di studio ai ragazzi. Quindi un ragazzo appunto affronta questo percorso di studio che è insomma simile al nostro percorso in MBS, quindi tematiche legate appunto alla leadership, alla comunicazione, alla crescita personale, quindi... Abbiamo recuperato nel frattempo il video, quindi andiamo a vedercelo, dura un minutino circa. Ciao, sono Simone e da circa un anno sto cercando di inseguire il sogno di diventare imprenditore. Sono venuto qui perché voglio migliorare le mie skill interpersonali, quindi migliorare come mi approccio alle persone e magari per gestire un team un giorno. Con questa Academy avrei imparato le soft skills che secondo me sono molto importanti nel mondo del lavoro e soprattutto per diventare un'imprenditrice, che è il mio sogno. Sono passate tante ore, però non l'ho davvero sentite e mi è piaciuto molto. Poi con il progetto OSM Edu Academy vogliamo mettere a terra la potenza di questo progetto, aiutando concretamente un gruppo di ragazzi che si mettono in discussione, che iniziano a studiare e realizzano concretamente ciò che sono i loro sogni. Claudia, anche All Assistance dà fiducia ai giovani, dicevamo, siete pronti anche voi, insomma, ad accogliere qualche ragazzo o ragazza per fare anche un'esperienza, anche solo conoscitiva, esplorativa, no, del mondo del lavoro. Certamente. E poi con l'obiettivo anche di individuare qualche bel talento. Certo, e a scuola abbiamo proposto ai ragazzi di venire a fare gli stage da noi, e è una bellissima esperienza sicuramente per entrambe le parti. Quindi siamo qui disponibili ad accoglierli e così vedono anche un'attività turistica diversa dalle altre, perché loro fanno gli stage solitamente negli hotel, quindi si rapportano sì con le persone, però è proprio una parte di reception, non hanno possibilità di sviluppare, come nel nostro caso, molte più cose da vedere e da imparare. Quindi
e noi siamo disponibili ad accoglierli anche per fargli vedere la nostra realtà, che abbiamo già approcciato in realtà, perché anche lì abbiamo studiato un caso, abbiamo fatto una prova e li ho visti molto interessati, quindi vedremo, insomma, li aspettiamo a giugno appena finiscono la scuola. Insomma, o l'assistenza, help on demand, questo è il vostro payoff, trovate soluzioni, esatto, e date risposte chiaramente all'aiuto che vi viene richiesto. Chiudiamo con un corso gratuito anche per gli insegnanti, perché abbiamo parlato di famiglie, imprese, giovani, studenti, e in questo contesto hanno un ruolo fondamentale anche i docenti. Assolutamente sì, infatti... Grazie per questa domanda, ci tengo molto a questo percorso che appunto offriamo gratuitamente ed è anche riconosciuto quindi dalla piattaforma Sofia. Per le insegnanti sono 7 mesi, è un incontro al mese e si parla di comunicazione, di responsabilità, di causatività, che è un concetto per noi fondamentale, che è quello appunto di sentirsi causa delle proprie situazioni, delle proprie vicende. Quindi far sposare questi concetti agli insegnanti è abbastanza rivoluzionario, perché... Anche perché hanno una responsabilità enorme, quella di educare intere generazioni di giovani, sì, per cui... Sì. Se sono formati, più formati anche loro, meglio per tutti. Sì. E allora ringraziamo Claudia Bighellini, cofondatrice di All Assistance, per essere stata qui con noi questa sera, e Annalisa Querzola di USM Edu per averci presentato questa bella realtà, e ringraziamo a distanza anche l'Istituto Romano Guardini che ci ha permesso di conoscere queste due belle realtà, insomma, che potrebbero e potranno sicuramente dare ancora supporto al mondo della scuola, al mondo della formazione, di cui insomma c'è veramente tanta esigenza, e quindi complimenti ancora per l'iniziativa. Grazie. Grazie a te, Matteo. Grazie dell'invito. Squadra che vince, è proprio il caso di dirlo, termina qui, e noi ci vediamo domani alla solita ora. Grazie per averci seguito.